Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. La visita del ministro Bonisoli a Cosenza in programma venerdì prossimo divide la politica. Il sindaco non ha gradito affatto la decisione del ministro dei beni culturali che ha annullato l'incontro istituzionale. Il PD calabrese è stato commissariato, è stato deciso nel corso del vertice di oggi pomeriggio a Roma. Orfini segue le regole dello statuto. È morto all'Annunziata di Cosenza dopo 4 giorni di agonia. Il 26enne è colpito da 2 proiettili alla testa a Corigliano Rossano. Sull'omicidio indaga la polizia. Ci sarebbe un testimone in grado di raccontare cosa è avvenuto il giorno in cui Sissi Trovatomazza è stata colpita alla nuca da un colpo di pistola. La ragazza è morta qualche giorno fa dopo oltre 2 anni di agonia. 20 dipendenti dell'azienda sanitaria di Vibo in servizio nel distretto di Serra San Bruno sono stati denunciati per assenteismo, ripresi dalle telecamere dei carabinieri mentre erano intenti a fare altro negli orari di lavoro. Protestano a Crotone gli ex lavoratori del call center per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte dell'azienda, 400 posti di lavoro in fumo. Nei weekend sarà spento il semaforo installato lungo la 107 nei pressi di Spezzano della Sila, decisione assunta da Regione ANAS per evitare attese e lunghe code. L'idolo della tifoseria rossoblu Alain Baclé lascia il Cosenza dopo 3 anni per accasarsi alla Regina. Moltissime le attestazioni di affetto dei tifosi cosentini sui social. Ancora buonasera dalla redazione del TG Ten. Dunque, la visita del ministro Bonisoli a Cosenza divide la politica. Il senatore pentastellato Nicola Morra in una nota fa sapere che sarà lui ad accompagnare il ministro venerdì nel centro storico della città dei Bruzzi, dove Bonisoli incontrerà i cittadini. Il sindaco Occhiuto in un post su Facebook rende nota la comunicazione del ministero in cui da Roma si fa sapere che la trasferta del ministro sarà molto veloce. Il servizio, vediamo. Il ministro Alberto Bonisoli sarà a Cosenza venerdì prossimo e visiterà il centro storico, lo fa sapere il senatore pentastellato Nicola Morra. Sarà proprio lui ad accompagnarlo nella parte vecchia della città. Il ministro non è mai stato a Cosenza. Una visita utile, si legge in un comunicato, per riscoprire e comprendere appieno le potenzialità della città vecchia e per avere l'attenzione che finalmente la stessa merita. Nessun accenno, nessuna risposta al sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che ieri in conferenza stampa ha annunciato, anzi denunciato, come responsabile del Dicastero dei beni culturali abbia cancellato l'incontro previsto a Palazzo dei Bruzzi. Questo è un atto grave. Bonisoli non andrà al comune, ma incontrerà i cosentini, li ascolterà. L'incontro è programmato alle 13 nella sala dell'Accademia Cosentina. Lo farà dopo un percorso nella città vecchia che servirà, si legge nella nota del Movimento 5 Stelle, a riscoprire i beni culturali della città da valorizzare in futuro attraverso progetti innovativi, progetti probabilmente diversi e distanti da quelli che ha in cantiere Palazzo dei Bruzzi. Intanto il sindaco in un post su Facebook scrive di aver ricevuto una telefonata dalla segretaria del ministro Bonisoli, la quale ha comunicato un ulteriore cambio di programma a causa di un consiglio dei ministri di giovedì sera. Bonisoli farà tardi e sposta il tavolo tecnico sul centro storico in Ministero a Roma per il 5 febbraio. Cosenza sarà solo una breve visita. L'impressione è che questa situazione si possa tramutare in una opportunità mancata per la città. Il centro storico è un patrimonio che appartiene ai cosentini e non a porzioni della politica. Il PD calabrese è stato commissariato, è stato deciso nel corso del vertice di oggi pomeriggio a Roma. Ignorate le richieste di 180 circoli calabresi, il presidente Orfini ha detto, seguo lo statuto. Vediamo.
Arriva un commissario per il PD calabrese, nonostante la richiesta di 180 segretari di circolo che si erano opposti con forza all'ipotesi del commissariamento. La decisione è stata comunicata dal presidente Matteo Orfini durante la riunione nella sede nazionale del Nazareno, un vertice convocato proprio per discutere della situazione calabrese. Il PD in Calabria è senza segretario dal febbraio del 2018 e non è ancora stata decisa la data del congresso regionale. Evidentemente per il PD romano l'arrivo di un commissario è l'unica soluzione per mettere ordine in un partito lacerato dalle divisioni. Orfini è stato chiaro, il partito calabrese, ha detto, non ha concluso le procedure congressuali e secondo le regole dello statuto deve essere commissariato. Parole che non hanno lasciato spazio alle trattative e così la delegazione Dem regionale ha preso atto della volontà del partito di inviare in Calabria un commissario per aprire una nuova fase congressuale. E ovviamente ci sono le reazioni, leggiamo le parole di Enza Bruno Bossio, deputata calabrese del PD, che critica la decisione appunto del presidente del PD Matteo Orfini di commissariare il partito calabrese. Dice la Bossio, la stragrande maggioranza dei parlamentari e dei consiglieri regionali presenti alla riunione con Orfini era contraria al commissariamento e ha chiesto di poter svolgere il congresso regionale in concomitanza con quello nazionale, quindi secondo Bruno Bossio, quello di Orfini è stato un atto unilaterale e non condiviso dai presenti. Ovviamente ci sono diverse reazioni, ci sono anche le reazioni della De Micheli, Paola De Micheli, che dice: dopo mesi in cui il gruppo dirigente nazionale del PD ha dimostrato la sua incapacità nella gestione del partito nei territori, la scelta di non far svolgere il congresso regionale in Calabria contraddice le decisioni prese con il voto nell'ultima direzione nazionale. Andiamo avanti con il nostro giornale, ovviamente sono tantissime le reazioni alla decisione del presidente Orfini di commissariare il PD in Calabria, ma noi passiamo alla cronaca, perché è morto all'Annunziata di Cosenza dopo 4 giorni di agonia il 26enne colpito da 2 proiettili alla testa a Corigliano. Sull'omicidio indaga la polizia. Non ce l'ha fatta Antonio Barbieri, il 26enne raggiunto da 2 colpi di pistola alla testa a Corigliano Rossano. È morto dopo 4 giorni di agonia nel reparto di rianimazione dell'Annunziata di Cosenza, dove era stato trasferito per la gravità delle sue condizioni. Il 12 gennaio scorso era stato trovato al posto di guida della sua auto, una Mercedes con targa tedesca, in una zona periferica. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il 26enne era stato trasportato prima nell'ospedale di Rossano e successivamente trasferito all'Annunziata di Cosenza, ma questa mattina il suo cuore ha smesso di battere. Barbieri da pochi giorni era rientrato a Corigliano Rossano dalla Germania, dove si era trasferito da alcuni mesi per trovare un lavoro. Ma chi e perché ha teso un agguato al giovane? Cos'è accaduto quella sera? Domande alle quali stanno cercando di dare una risposta agli inquirenti. Sull'omicidio indaga la polizia. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, ma al momento nessun'altra ipotesi viene esclusa. Ci sarebbe un testimone in grado di raccontare cosa è avvenuto il giorno in cui Sissi Trovatomaz è stata colpita alla nuca da un colpo di pistola. La ragazza è morta qualche giorno fa dopo oltre 2 anni di agonia. Ci sono delle novità sul caso di Sissi Trovatomaz, l'agente di polizia penitenziaria deceduta nei giorni scorsi a Taurianova dopo 2 anni di coma e intorno alla quale c'è un giallo tutto da decifrare. Dopo la frettolosa richiesta della magistratura veneziana di chiudere il caso come un semplice suicidio, ad oggi cominciano ad emergere nuovi e importanti indizi, come quello di un testimone che avrebbe sentito qualcosa di strano il giorno in cui Sissi è stata trovata con un proiettile in testa e in una pozza di sangue nell'ascensore del presidio sanitario Veneto. Il testimone sarebbe un infermiere dell'ospedale civile di Venezia, dove l'agente penitenziaria si trovava il 1 novembre di 2 anni fa. I legali della famiglia di Sissi hanno chiesto l'individuazione dell'infermiere che si trovava in uno dei piani dell'ospedale, che proprio in quel momento sembra abbia sentito qualcosa di strano e di sospetto e si è avvicinato agli ascensori per capire cosa stava avvenendo.
Ebbene, quest'uomo non è stato mai individuato per essere sentito dagli inquirenti. Alcuni mesi fa, osservano i legali, ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione della Procura di Venezia perché riteniamo che per arrivare ad accertare scientificamente le cause della morte di Sissi Trovato Mazza siano necessari alcuni approfondimenti genetici e scientifici e sul traffico telefonico del cellulare di Sissi. Il GIP ha accolto la nostra richiesta e ha disposto alcuni importanti accertamenti sulle tracce ematiche sull'arma. Vogliamo sapere, sostengono gli avvocati, se l'arma sia stata impugnata da Sissi o, come sostiene la difesa, da un'altra persona o se addirittura sia stata ripulita. La Procura di Venezia dovrebbe consegnare l'esito degli approfondimenti investigativi a fine febbraio. Denunciati per assenteismo 20 dipendenti dell'azienda sanitaria in servizio presso il distretto di Serra San Bruno nel Vibonese, sono state le telecamere ad incastrare i dipendenti pubblici che nell'orario di lavoro erano impegnati in altro. Come ricostruisce il comandante della compagnia di Serra San Bruno, tutto parte nel dicembre del 2017 quando gli stessi carabinieri decidono di approfondire le condotte di un medico impiegato in quel distretto sanitario giudicate sospette. Si viene così a scoprire che almeno 20 tra medici, infermieri, assistenti e collaboratori a vario titolo in servizio nel distretto sanitario di Serra San Bruno si allontanavano durante l'orario di lavoro per andare a casa o per fare la spesa a titolo personale senza timbrare il cartellino e in qualche caso anche durante le ore di straordinario. E così sono stati denunciati dai carabinieri per truffa aggravata e false attestazioni o certificazioni di orari lavorativi lungo un periodo che va da gennaio ad inizio maggio 2018. Complessivamente i carabinieri hanno accertato circa 160 ore di assenza, in particolare uno degli indagati è arrivato a totalizzarne 25. È un'indagine praticamente sull'ex distretto sostanzialmente di Serra San Bruno, ha preso in esame soltanto l'edificio storico del vecchio distretto ASP di Serra San Bruno e ha riguardato tutti i dipendenti pubblici di quell'ufficio, in relazione quindi a dirigenti medici, infermieri, piuttosto che assistenti o collaboratori a vario titolo. Sostanzialmente abbiamo registrato condotte di soggetti che si allontanavano, anche essendo in orario di servizio, si allontanavano per compiere atti privati, quali per esempio andare a pranzo a casa piuttosto che a fare la spesa nei locali supermercati o al mercato settimanale. Queste sono le immagini che testimoniano ancora una volta una, chiamiamola così, consuetudine nel nostro paese, dove chi non ha un lavoro purtroppo lo desidera fortemente, mentre chi lo ha non lo apprezza. Una ventina i dipendenti infedeli che nel periodo in esame, cioè da gennaio a inizio maggio 2018, quando i militari dell'arma hanno attenzionato gli uffici dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia nel distretto di Serra San Bruno, invece di svolgere le proprie mansioni all'interno di uffici dove di sicuro è difficile snellire le pratiche per la troppa burocrazia, lasciavano indisturbati il proprio posto per fare la spesa o altre faccende che poco hanno a che fare con gli incarichi chiamati a svolgere nella pubblica amministrazione. A volte addirittura facevano risultare comunque svolte nell'ambito della giornata le ore lavorative e in alcuni casi tali condotte venivano compiute durante le ore di straordinario. In un caso, ad esempio, gli investigatori hanno riscontrato una doppia timbratura di due cartellini differenti da parte della stessa persona. L'assenteismo comunque è diventato uno dei grandi problemi dell'economia italiana. Se la produttività non cresce, non possono crescere neanche i salari e men che meno può crescere il PIL in modo sostenibile. Dunque, se un dipendente pubblico non si presenta al lavoro o lo fa e poi non produce, dovrebbero essere gli altri colleghi a sopperire alla sua assenza. Ma se poi il malcostume regna in tutto l'ufficio, come si fa? Questa storia, l'ennesima che siamo costretti a raccontarvi, crea indignazione e sdegno, perché in una società dove alcune famiglie hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, questo modus operandi è davvero uno schiaffo alla miseria. Protestano a Crotone gli ex lavoratori del call center per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato da parte dell'azienda. In fumo 400 posti di lavoro. Thank you.
Dignità, lo scrivono sui cartelloni della protesta i 400 lavoratori della Datel che rischiano il posto di lavoro, lavoro precario, prima i contratti a progetto, poi il tempo determinato e le proroghe. È la storia che accomuna chi protesta, ma come denunciano meglio precari che disoccupati, l'entrata in vigore a luglio del decreto Dignità di fatto li penalizza. Qui in pratica stiamo vedendo che l'effetto devastante del decreto è semplicemente quello di aumentare le liste dei disoccupati. Parliamo di 400-500 famiglie, perché la maggior parte non è vero che sono giovani, ma anche se sono giovani hanno già famiglia. Quindi penso che sia un effetto devastante per una realtà come la nostra, dove occupazione lavorativa non ce n'è. La Datel è un call center che dà lavoro sul territorio a 1600 persone. La situazione di Crotone è numericamente quella più importante, ma non è la sola in Calabria. Si assiste ad una guerra tra poveri. Io sono entrata nel 2004, e sono stata 12 anni a progetto e adesso dopo 12 anni mi hanno stabilizzato a tempo determinato. Dopo due anni, diciamo con la scusa del decreto Dignità, perché è vero che il decreto Dignità ha creato delle criticità, ma è anche vero che io sono da 15 anni, così come tutti i miei colleghi dietro, abbiamo uno storico di cui non è stato tenuto conto, perché ci hanno mandati a casa appunto dicendo che non c'è lavoro, mentre continuano a entrare continuamente nuovi ingressi come stagisti, tempi determinati, mentre noi che siamo da 15 anni, abbiamo portato, non dico l'azienda diciamo avanti, ma abbiamo dato un grosso contributo, siamo stati così messi alla porta dicendo che loro non possono fare niente perché non ci possono assumere. Il sindacato boccia il decreto. Il problema è che col vecchio decreto ci sono quindi risorse che sono da tantissimi anni qui, che hanno raggiunto il massimo delle proroghe, che sono 36 col vecchio decreto. Adesso in virtù del nuovo decreto parliamo di 24 mesi, ma c'è gente qui che ha fatto solo 6 mesi. Nei weekend sarà spento il semaforo installato lungo la 107 nei pressi di Spezzano della Sila, decisione assunta da Regione e ANAS per evitare attese e lunghe code. L'annuncio lo ha fatto l'assessore alle infrastrutture Roberto Musmanno, terminato l'incontro con l'ingegner Marco Moradori, responsabile del compartimento regionale ANAS della Calabria. Il semaforo sulla statale 107 Silana Crotonese, nei pressi di Spezzano della Sila, non sarà più di ostacolo al turismo nei prossimi weekend. Nonostante i lavori di sostituzione della palatia non siano ancora completati, è stata trovata una soluzione per evitare i disagi nei giorni caratterizzati dal traffico più intenso. Venire incontro alle esigenze del territorio, e quindi abbiamo ritarato le fasi esecutive in maniera tale che durante i fine settimana, che capisco poi è il periodo in cui ci sono i maggiori afflusso di traffico nelle zone turistiche, no? Le persone si spostano per andare in montagna e tutto quanto, allora abbiamo deciso per creare meno disagio diciamo alla cittadinanza, alla comunità, di riaprire al doppio senso venerdì, il sabato e domenica. E poi nel periodo, diciamo, durante la settimana in cui ci sono minor flusso di traffico, parzializzare la carreggiata per continuare a fare un'opera che voglio sottolineare, un'opera che va nella direzione della sicurezza. L'intervento che noi adesso andiamo a fare ce lo consente perché i lavori sono andati avanti e prima non si poteva attuare. Nei giorni scorsi ci eravamo occupati della questione, suggerendo di presidiare l'impianto semaforico proprio nei giorni di maggiore flusso veicolare. Poi è stato il turno della politica e del sit-in di sindaci e imprenditori riuniti sull'importante arteria per chiedere interventi risolutivi. I nostri lavori sono sempre accompagnati da un cronoprogramma delle attività in cui c'è una fasizzazione delle opere cantieristiche, no? Per cui quando le cose si possono fare, le si fanno in relazione al progetto che è stato redatto. In questo caso ci sono le condizioni che così prevede l'avanzamento del cantiere che avevamo programmato per poter fare un allargamento con dei New Jersey al centro, stiamo cercando di velocizzare il più possibile una serie di lavorazioni per poter riaprire con una sezione adeguata. Situazione migliorata dal pomeriggio di ieri anche nel territorio di Paola. Si viaggia a senso unico alternato. L'intervento di messa in sicurezza del costone non sarà breve, ma garantirà una soluzione adeguata a lungo termine. Rispetto al modus operandi che si adottava negli anni precedenti, in cui magari si andava, no, a fare la piccola riparazione, questa volta siamo andati, diciamo, in parallelo. Da un lato abbiamo pensato di fare la riparazione per ripristinare la rete, no? E allo stesso tempo di mettere in pista un intervento più complessivo,
di 700-800 mila euro, che veda, diciamo, la completa messa in sicurezza di tutto l'intervento, di tutto il costone, in maniera tale da stare sereni per i prossimi 20 anni. Ignoti la notte scorsa hanno incendiato la capanna utilizzata per la rappresentazione del presepe vivente a Simeri Crichi, cittadini sdegnati per il vile gesto. Solo qualche settimana fa l'appuntamento a Simeri Crichi con il presepe vivente che aveva richiamato nella cittadina catanzarese curiosi e appassionati. Oggi invece ecco cosa resta della capanna del bambinello, un mucchio di macerie. Il fuoco ha completamente distrutto la scorsa notte la capanna utilizzata per la manifestazione del presepe vivente che ogni anno raccoglie centinaia di persone in paese. L'allarme è stato dato in piena notte da alcuni residenti della zona che hanno subito allertato i vigili del fuoco. Mentre si attendeva l'arrivo dei pompieri, qualcuno ha provato a spegnere il rogo con secchi d'acqua. Le fiamme si sono propagate velocemente, vista la struttura in legno, e secondo le prime ricostruzioni fatte dai vigili del fuoco e dai carabinieri della locale stazione, il rogo sarebbe partito dal tetto della struttura, realizzato in paglia. La capanna, situata nelle adiacenze della chiesa madre in piazza Monsignore Scalise, ha ospitato durante le festività natalizie il tradizionale presepe vivente, che da tempo si realizza nel centro alle porte di Catanzaro. Adesso saranno le indagini a stabilire chi e perché ha agito. Solo pochi giorni fa erano iniziati i lavori di smontaggio delle attrezzature utilizzate per la rappresentazione. I carabinieri indagano senza escludere alcuna ipotesi, ma al momento quella più accreditata risulta una bravata o un possibile atto di vandalismo che nulla ha a che fare con motivazioni religiose. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Stava effettuando dei lavori di pulizia alla canna fumaria quando per causa in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo battendo il capo. Un uomo di 67 anni è rimasto ferito in modo grave, accaduto a Drapia nel Vibonese. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale di Catanzaro, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata. Sgominata una banda dedita alle truffe agli anziani che avrebbe messo a segno 300 colpi in tutta Italia per un bottino di 400 mila euro. La Calabria, tra le 8 regioni colpite, 8 persone, tutte residenti a Napoli, sono state arrestate dai carabinieri. Esce da casa dove era ai domiciliari e scende in strada, ma sorpreso dai carabinieri tenta di risalire sul terrazzo della sua abitazione arrampicandosi su una grondaia. È accaduta a Corigliano, protagonista un 53enne ai domiciliari dello scorso mese di agosto per reati in materia di stupefacenti. Ai carabinieri che l'hanno bloccato ha detto di essere sceso in strada perché dal balcone gli erano caduti degli indumenti stesi. Si è insediata la commissione prefettizia nel comune di Careri, comune del Regino sciolto lo scorso 10 gennaio dal Consiglio dei Ministri per condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata. Operazione antibracconaggio nella Sibaritide. 15 cacciatori, tutti provenienti dal nord Italia, sono stati denunciati dai carabinieri forestali. Sequestrate armi, munizioni e selvaggina abbattuta. I cacciatori, molti dei quali provenienti dalla Toscana, si facevano aiutare da guide reclutate tra cittadini residenti nella zona per praticare la caccia illegale a specie protette. Nel corso dell'operazione i militari hanno rinvenuto centinaia di capi di fringuelli trovati assieme ad altri esemplari di avifauna come cardellini, verdoni, pettirosso e altro, la cui caccia non è consentita dalla normativa. Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio. L'idolo della tifoseria rossoblù Alain Baclé lascia il Cosenza dopo 3 anni per accasarsi alla Regina. Forse questa sarà una delle ultime volte che i tifosi del Cosenza avranno intonato un coro all'attaccante Alain Baclé, il calciatore francese entrato in poco tempo nel cuore dei supporter silani, tanto da avergli dedicato un canto d'incitamento ogni qualvolta entra in campo, lascia il Cosenza. Non c'è ancora l'ufficialità, ma nelle prossime ore è molto probabile che ciò avvenga. Sui social si scatena il malcontento fra gli appassionati che credevano fosse uno degli intoccabili del gruppo a disposizione di Braia, definito dal tecnico e dal direttore sportivo proprio qualche giorno fa incedibile. Ed invece il centroavanti ha ceduto alle lusinghe della Regina, che gli ha proposto 3 anni di contratto e un ingaggio da capogiro.
Lui a malincuore, ma consapevole dell'importanza della scelta di vita, ha deciso di accettare, consigliato anche dal suo procuratore, lasciando una città che lo ha adottato e coccolato. Un affetto che Alain ha sempre ricambiato, ma il calcio è anche questo, fatto di scelte difficili, soprattutto in chiave futura. Ma non è l'unico addio in casa Cosenza, con la valigia in mano anche Ivan Varone. Il centrocampista sta per approdare alla Carrarese, in partenza anche Perez di Piazza, e tutti questi addii devono per forza fare il paio con arrivi, sui quali lavora a Milano il DS Trinchera, e si spera che qualcuno possa arrivare in città già per la prima di ritorno con l'Ascoli. Il Crotone smantella tre le cessioni, chiamiamole pesanti, che i rossoblu si apprestano a compiere: Budimir verso Maiorca e Stojan a Bucarest, che hanno seguito la cessione di Faraoni al Verona. In Serie C la più attiva fra le calabresi è senza dubbio la Regina del neopresidente Gallo. Bellomo, Strambelli, Dumbia e Baclè potrebbero essere ufficializzati in giornata. Un mercato che arriva allo stretto sta riportando l'entusiasmo sopito in questi anni. Adesso le previsioni del tempo. Si rinforza un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale, che garantirà una discreta stabilità del tempo, specie sulla nostra regione. Ad ovest, una debole saccatura presente sulla penisola iberica è destinata a traslare lentamente verso Levante e ad interessarci parzialmente dalla giornata di venerdì. Domani sereno poco nuvoloso, nel corso della giornata aumento di nubi di tipo stratiforme a partire dal Regino e risalita verso nord, temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti moderati da sud sul Tirreno con mare poco mosso, sud occidentali sullo Ionio centro meridionale con mare poco mosso, calmo o quasi calmo il Golfo di Corigliano, per venti assenti o deboli sud orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.